È stato condannato a 30 anni Salvatore Siani, 48enne di Cava dei Tirreni, accusato dell'omicidio della moglie Nunzia Maiorano. La sentenza è stata emessa dal GUP Gustavo Danese presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Il fatto in questione è avvenuto lo scorso 22 gennaio presso la casa della madre di Nunzia Maiorano, situata in località Sant'Anna. Lì è stata raggiunta dal marito, dove è stata prima picchiata ferocemente e poi colpita da circa 40 fendenti sferrati con un coltello che, secondo la ricostruzione, Siani aveva già con sé. La sentenza ha previsto anche un risarcimento ai quattro fratelli ed ai nipoti della vittima ed un risarcimento di 1.500 euro all'associazione Frida. Confermata la richiesta fatta dal PM, quindi non ce l'aspettavo. Quindi giustizia per Nunzia, di 30 anni, non immaginavamo. Nunzia non ritornerà, ma almeno lui dovrà stare, rimanere 30 anni in carcere. So che sappiamo che è la prima udienza, ma i 30 anni sono fondamentali per partire, quindi giustizia. Una vittoria non personale, una vittoria per la famiglia e per Nunzia che non c'è più, che meritava, diciamo, la restituzione della dignità, perché purtroppo, come ho anche ammesso questa mattina in aula, c'era stato, diciamo, un inizio un po' troppo sommario per un fatto così deteriore, così singolare e così efferato. Abbiamo sperato fino all'ultimo che il giudice avesse anche il sentire per assumere anche una decisione così, voglio dire, esemplare. Per legge non gli si poteva dare più di 30 anni, quindi gli è stato dato il massimo. In primo grado. E in primo grado, infatti, quello che ha detto alla famiglia, che è un ottimo inizio, ma non finisce qui. Senta, avvocato, questo è anche un segnale che si lancia a tutte le donne che subiscono violenza da uomini che purtroppo hanno perso la testa o anche altro. Purtroppo sa cosa c'è? Che certi fatti stanno salendo alle cronache quotidianamente ed è come se il sentire della gente propenda per un'abitudine rispetto a certi fatti. Ed è quello che ho Ma detto ci si anche accosa ai stamane. suoi fatti, lei Ed dice. è quello che stamane ho detto al giudice, ho detto io posso comprendere che fatti del genere possano capitare, ma non posso accettare che certe cose accadano.